Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui in questa mini apertura, finalmente dopo due settimane che vi porto l'apertura di questi due pacchetti. Ecco, uno di Confini Varcati. Ho cambiato un po' sfondo un attimo perché devo magari uscire, forse, e per fare in fretta. E il tipo dei draghi, li ho già tolti dalla carta per fare in fretta. Io, cioè, vi faccio vedere tutto qua perché l'altro nel prossimo video, ok ragazzi, se volete. Tin. Bellissimo. Magari mi porta fortuna nell'apertura, ma so già che ne troverò due olografiche, ragazzi, ormai. E dentro questi, carini. E ragazzi, che dire, partiamo. Oddio, che luce che c'è. Finalmente dopo due settimane, ragazzi. Con l'apertura di questo qua prima. Ma di Confini Varcati, apriamo. Se riesco. C'è una luce. Mi mancava per i pacchetti, ragazzi, dopo due settimane. Cioè, il pacchetto si è rotto. Vabbè, rompiamo, si è rotto purtroppo. Vabbè, è distrutto. Ragazzi, voglio dire una cosa, tanto non capiterà. Se trovo una ex in questi due pacchetti, regalo un codice a voi. Che profumo che ha una carta. Allora, one, two, three. Qua è. Allora, la metto giù. Spero c'hai l'olografico, ragazzi, perché mi piace. Abbiamo Taylor, se si chiama così. Oddish. Krogant. Pidav. Scusate ragazzi se parlo poco, ma ho poco spazio da cellulare. Poi abbiamo Vitor Zoelmo. Tarmanita. Daily Beard. Ragazzi, so già, uscirà una grafica che ho già, ma lo so. La reverse che ho già. Vabbè. E chi c'è la? Scusate se parlo così, ma ho. Ho qua mio cugino a cui voglio tanto bene e parlo a lui. E la rara. Ti pareva. Però a me mi manca, guardate. Carino. Preferivo Chaisa, ma vabbè. Ma ragazzi, vi do un indizio. Se la bustina è piegata è quasi sicuro che è una olografica. Non so ragazzi, lo sto notando in questi giorni. In ogni bustina piegata trovo sempre una olografica. Ah sì, vabbè, peccato. Beh ragazzi, meglio che niente. Una bustina di Sbede Draghi con l'errore di stampa pure, vedete. Apriamo. Spero apprezzate questo video anche se è un po' corto e parlo poco. Tiene, non porto aperto da un po' e sono un po'. Boh ragazzi, qua so già che c'è una olografica, è già uscita là. Qui questa serie non mi porta mai fortuna, ragazzi, quindi. Solo una volta mi ha portato una shiny e basta. Ultimo pacchetto, apriamo. One, two, three. Però ragazzi, già uscirà una rara che ho già. C'è una olografica che ho già. È anche rovinata la olografica. Abbiamo Weasel, ma sono le stesse qui. Cosa chi è? The Diffo? Aspetta, Electric? Rumble? Non so come si dice. Poi c'è Gibbon. Lo so, c'è una grafica che ho, è inutile girare, ma vabbè. Ho preso due pacchetti per fare un video a voi. Fluffy? Perché voglio portare aperture. Poi è anche bello scartare. Scarta oggetti, ecco, scartare, scarta oggetti, e Maractus. Ragazzi, lo so, mi uscirà una olografica che ho, è inutile girare, ma vabbè, la giro per voi, dai. Bella, la rara che mi manca, anzi, una rara normale, ma dai, te pareva, ho pesato male. Guardate che ho già, e la strappo pure. No. Sì, la strappiamo, dai. Stipe dei Draghi è una serie che odio, ragazzi, non mi dice mai niente. In questo caso, una rara. Vabbè, mi consolo con questa rara reverse. Che per giunta una persona mi aveva detto che trovavo Ampharos olografico e addirittura l'ho trovato raro reverse. Che caso? Che dire? Diciamo apertura decente, dai. Meglio che niente. E che dire? Ci vediamo nella prossima apertura e
Ciao a tutti da Gay Poké Fanatica e mi raccomando commentate che apprezzo sempre. Buona, facciamo Ampros, dai. Peccato niente ex, ma vabbè. Ciao!